Va bene, allora io esco, Midna, ci vediamo dopo. Va bene, ciao Raiden. Ciao. Finalmente se n'è andato, può uscire dall'armadio, abbiamo la casa tutta per noi. Dovrei esordire con il mio canonico fanculo, ma non capisco perché per giocare innocentemente debba sottostare a queste cocenti pagliacciate. No, vabbè, perché Raiden non capirebbe la nostra passione in comune, lasciamo perdere. Eppure il signor Raiden mi sembra esperto quasi quanto la metà di me. Lo è in realtà, lo è. Però io, ecco, mi piace più giocare solo con lei, poi glielo spiego. Lasciamo perdere, oggi giochiamo un altro gioco per NES. Molto bene, d'accordo, d'accordo. E oggi... Visto che mi pagate. No, non la paghiamo veramente. No, mi pagate. No, veramente. Il signor Raiden mi paga. Ah sì? Mi paga pure profumatamente. Scusi, in lire. Ma allora la sua... Ah, in lire, va certo, bene. Io non accetto altro danaro. Ho notato la sua maglietta bellissima. Me l'hanno data. Oh, che me bello. È molto bella, effettivamente. Il pad del NES con i soliti tasti A per saltare e B per... Perfetto, lo sappiamo. Ma la mia le piace? È molto bella, ecco. Anche qui vedo un pass del NES, posso toccare? No, no, non è un po' toccare, non no, ma io non ho interesse su questo sappiamo. Genere di articoli. Come semplicemente no? Volevo... Dice che va a meretrici lei. Beh, chissà di che fattura sono queste meretrici. Ma come? Vabbè, comunque possiedono sorprese, ma... Oggi giochiamo a gol. Molto bene, quindi un gioco di calcio. Un gioco di calcio. Ci vediamo la prossima volta. Ma come no? Ma che c'entra? È un gioco di calcio per NES. Ah, d'accordo, allora ne apprezzerò la fattura 8-bittiana. Ah, perfetto. Molto bene, il titolo gol della Jaleco. Guardi, è dell'88, è abbastanza vecchio per lei. Insomma, vabbè. Insomma, ma comunque giochiamo. Io metto gli occhiali da giudizio, come ovviamente, può. Perché lei non ci vede, questa cosa no, è strana. No, io vedo così, no, vedo benissimo. Bene, c'erano soltanto le nazionali e la Russia si chiamava ancora USSR, cioè praticamente l'URSS. Ma le dispiace se mi prendo l'Italia? Può prendere quello che vuole, io ovviamente prenderò il Giappone dove sono stati fatti i videogiochi. Vero, negli anni 80, la maggior parte dei videogiochi. Molto bene, i tasti sono due, quindi con uno manda la palla a far culo, con l'altro la tira. Ma non capisco, aspetti, i controlli, come si fa? Deve andare verso l'alto e verso il basso, nel suo caso verso il basso. Molto bene, altro che FIFA, guardate l'estasi. Ed è, attenzione, l'estasi, guarda che grafica pessima. Aiuto. Come osa. No, volevo dire, bellissima. I calciatori sono molto realistici, come lei può vedere e ben apprezzare il passato. Poi tra l'altro sono uno diverso dall'altro. Qui ci sono veramente due tasti, A per passare e B per tirare. Attenzione, attenzione, ho sbagliato leggermente il tiro. Era 3 km fuori, Molto bene, il rinvio non è stato ottimo. Ci ha fatto caso che la palla è quanto metà dei giocatori. Perché nell'88 il calcio era così. Attenzione, ecco, attenzione, ci siamo. Non ci siamo, non ci siamo. Cos'è? Abbiamo subito il gol. Gol. Se ne frega tanto, il calcio fa schifo. E allora io faccio la scivolatazza. Ma qui non ci sono regole, tipo l'arbitro non c'è proprio. C'è l'arbitro ovviamente. L'arbitro c'è. Cosa le sembra? Le tecnologie erano già ottime all'epoca. No ragazzi, ragazzi, no no. Tra l'altro non so se può apprezzare i rallentamenti. Cioè ci sono i rallentamenti, ecco. No, mi ha rubato la palla proprio all'ultimo. Poi come tutti i giochi di calcio che si rispettino, c'è la musica durante la partita. Non c'è la telecronaca, come mai? No, allora, stiamo parlando di un gioco dove l'arbitro spunta all'improvviso. Anche all'epoca gli sfigati dei miei amici, ho detto sfigati perché si usava anche negli anni 80. Soprattutto amici, lei ha amici? Amici da piccolo ne avevo, sì. Poi li ho persi strada facendo perché dicevano sei troppo cinico. E io ho accettato la mia condizione e adesso vengo qui in questo programma di merda. Ma come si permette? Vede, se vado in diagonale rallenta, se vado in dritto va bene. Attenzione, tiro, no! Il tiro, svilenco. Attenzione, il portiere ha parato con il pene. La musica poi tra l'altro molto bella. La musica è coinvolgente, performante, sfrutta tutte le capacità sonore del NES. La miglior console di sempre. Fanculo a tutta la concorrenza. Aiuto, ma qua mi stanno... Aiuto. Para, cretino, molto bene. Wow. Fai la scivolata, idiota. Cos'era, palo? Fanculo. No! Se lei vede che il gioco si...
si ferma dopo che la palla è arrivata nei pressi della rete pur non superando la linea, vuol dire che è gol. Però è stranamente giocabile questo gioco, cioè sembra strano, però è così. All'epoca era il massimo che potevamo avere. Altro che FIFA. No! Ho tirato male, porca puttana! Mi sta stupendo la sua scarsezza, signor Giorgio. Perché è un gioco di calcio. Giochiamo a qualsiasi altra cosa, sbarbatella e ci penso io. Ma è normale che sono sbarbatella, sono una donna. No, ho sbagliato. Ho tirato fuori da 2 centimetri, come ha fatto? Questo capita anche in FIFA, eh? E lei che ne sa? Ho visto il gameplay di qualche cretino online. Ma di come? Raiden. Scusi, ma lei guarda i gameplay su YouTube? Ho visto un gameplay di Raiden giusto per... l'ho visto per sbaglio. Nel telefonino. Come telefonino? Telefonino vecchio. Nel 3310. Lei non mi convince. Attenzione. Che cosa? Non lo so. Non era fuori. No, non fa. Non era fuori. Fai in culo. Dov'è il punteggio? Dov'è il punteggio? Dov'è il pubblico? C'è un 8 sotto il tempo. Non so che. Stiamo 8. Fermo. Ah. L'ho presa di gran carriera. Culo. Di no, gran culo. No, gran carriera. E tra l'altro lei non mi fa le scivolate. Come mai questa cosa? Perché non preme. No. Non fa. Ecco, adesso l'ha fatta. Il suo giocatore sarebbe in fuorigioco anche se non conosco bene la regola, ma. Ecco! Ce la farò ad arrivare a 3, gli ultimi 6 secondi, ce la faccio, ce la non faccio! Può vincere! Ma si ferma proprio il gioco così, eh? Cioè proprio. Fischia indipendente. Oh, le ragazze pompon, si ragazze... vedono le mutande. No, ma lei non deve guardare. Fa culo a queste sconcezze. Esatto, queste sono sconcezze. Bene, mi sono divertita tantissimo, io la ringrazio per questa partita io meravigliosa. No. E quindi io la voglio ringraziare con un bacio. Cosa? Io voglio un bacio perugina al limite. Non voglio contatti fisici, per favore. Molto bene, mi raccomando, suggeriteci i giochi del NES da giocare la prossima volta. Come e fanculo. No, suggeriteci, poi tanto cerco io, frega un cazzo. Ah, giusto, infatti. Ma lasciate tanti like. Lasciate quello che ha detto lei e fanculo. Ecco, no, forse non facciamo. Vorrei... Non riesco, non riesco.